L'odio per il peccato. Hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. Ebrei, capitolo 1, versetto 9. Quando grazie alla conversione il peccatore ritrova la pace con Dio mediante il sacrificio dell'espiazione, inizia la vita cristiana. La grazia di Cristo, che penetra nel cuore umano, suscita l'avversione per Satana. Senza questa grazia, che rigenera e rinnova, l'uomo continuerebbe a essere prigioniero di Satana, uno schiavo sempre pronto a ubbidirgli. Ma questo nuovo principio, radicato nel suo cuore, provoca la guerra, dove prima regnava la pace. La potenza trasmessa da Cristo permette all'uomo di resistere al tiranno e respingere l'usurpatore. Chiunque odia il peccato, chiunque resiste alle passioni che un tempo lo avevano soggiogato e le vince, rivela l'azione di un agente divino. La conformità al mondo e l'armonia con Cristo non sono compatibili. Le massime mondane e le pratiche mondane disperdono la spiritualità dal cuore e dalla vita. Conformità al mondo significa soddisfare gli standard del mondo. Nessuno può servire il mondo e contemporaneamente Gesù Cristo. Tra Cristo e il mondo vige un antagonismo inconciliabile. Pochi possono dire: io sono morto per il mondo, ora vivo per fede nel Figlio di Dio. Mentre coloro che ci circondano amano le follie e i piaceri di questo mondo, noi sappiamo che il vero tesoro si trova in cielo, da cui aspettiamo il nostro Salvatore. Il cuore ricerca il perdono e la grazia di Dio, la sua giustizia e la purezza autentica. Un vero rapporto e un dialogo con il Cristo trasformeranno il cuore a sua immagine. Lascia che il tuo cuore sia ammorbidito e sciolto sotto l'influenza divina dello Spirito di Dio. Non dovresti parlare così tanto di te, perché questo non rafforzerà nessuno. Parla di Gesù e lascia che l'io sia annullato mediante la grazia di Cristo.